Noi dobbiamo stare sul pezzo 96 minuti, 98 minuti su 98, sempre lì. Non dobbiamo mollare un centesimo. Voglio che questa squadra cominci a dare continuità di risultati, il resto conta niente. Di risultati, quindi abbiamo perso 3 partite fuori e quindi in pochissimo tempo, quindi su 4 partite, quindi mi sembra che sia sufficiente. Quindi dobbiamo tornare da Livorno con un risultato utile, punto. Chi gioca meglio ha più possibilità di vincere, questo è un dato di fatto. Ma giocare meglio non vuol dire essere delle femminucce, questo è un dato di fatto. Non che i miei giocatori lo siano stati nella maniera più assoluta, o meglio, non mi sono fatto spiegare bene io in alcuni frangenti. Nel senso che loro hanno sempre fatto quello che gli ho chiesto, e questo è un dato di fatto che non mi sento di non condivido, anzi al 110%. Però bisogna fare qualcosa in più, sempre però partire dal presupposto che ne sono straconvinto e non cambio dall'oggi a domani, che l'idea di gioco, che la qualità di gioco ti dà una possibilità in più di poter raggiungere l'obiettivo. Se, sottolineo se 6 volte, c'è l'applicazione, c'è il sacrificio, c'è lo spirito di gruppo importante. Quello è pacifico. Se c'è quello, se non c'è quello, tu puoi giocare bene quanto vuoi, ma ti manca sempre una lira per fare un soldo. Mi è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto la squadra al secondo tempo. Secondo tempo abbiamo il secondo tempo. Poi ripeto, nel calcio contano gli episodi, ma spesse volte, quasi sempre, gli episodi ce li determiniamo noi. Noi, secondo tempo, siamo entrati in campo perché volevamo vincere, lo abbiamo fatto. Punto. Questo è il concetto. Poi dopo possiamo dire tante cose, cioè la riprova non c'è mai, ma l'atteggiamento che ha avuto nell'ultima parte del primo, adesso non so se è al 30esimo, al 35esimo, al 25esimo, e per tutto il secondo tempo è stato quello di una squadra di dire: io sono in casa, io sono il Torino, io ti mangio. Questo è l'atteggiamento. E il Livorno, vedendola, quello che ho visto in questo giorno e mezzo, perché tra la nostra, tra quelle che ho visto, ho visto la partita che ha fatto con Cittadella e ha avuto la meglio dopo che è passata in superiorità numerica, doppia munizione di Dalla Bona, e quindi è stata in superiorità, e quando è passata in vantaggio, non dico è stato facile, però è stato meno difficile. È una squadra che ha valori importanti davanti, perché nei quattro davanti tra Dionisi e Tavano, tra Schiattarella, insomma, Surraco, sono esterni, Pagano, sono esterni di qualità. Io ero in mezzo al campo, ha una squadra, insomma, una squadra che punta a vincere, questo è un dato di fatto. Poi le problematiche interne non le so quali siano state, perché hanno rallentato il percorso. Hanno iniziato pronti via in casa, hanno perso 4-0 con Sassuolo, quindi poi sono andate a fare prestazioni fuori, poi anche loro non hanno ancora trovato un trend, tra virgolette, equilibrato.